Dunque, il primo round della Coppa Italia, semifinale, va al Ribera, ma quanta sofferenza per battere un ottimo Rivera de Marmi? Ma Rivera de Marmi è una buona squadra, molto organizzata, gestita bene da un buon allenatore, per cui è chiaro che non è facile battere Rivera de Marmi. Noi 15 giorni fa, sempre qua in casa, abbiamo avuto grande difficoltà, per cui oggi è una grande espressione di una squadra che in campo sta molto bene. Anche i giovani del Ribera oggi hanno fatto la loro buona parte. Sì, ma io sinceramente ho una rosa di 20 giocatori che considero tutti titolari, per cui è chiaro che c'è stato un turnover oculato relativo anche ai giocatori che dovevano riposare, per cui abbiamo dato spazio a quelli che hanno giocato meno e che hanno risposto alla grande. Gara decisa da un rigore dubbio al 91esimo. Sì, ma sono episodi sinceramente che ci possono stare nel mondo del calcio. Io penso che uno contro uno lanciato a rete, l'arbitro magari non ha visto bene, guarda linea, diciamo, convalidato il calcio di rigore, però precedentemente mi sembra che noi abbiamo fatto due irregolari che ci sarebbe annullato, per cui ci può anche stare, però penso che è stata una partita molto aperta, poteva essere una partita che poteva avere qualsiasi risultato. Ma intanto è stata una bella partita sicuramente, piena di emozioni, piena di occasioni, gol da una e dall'altra parte, quindi una partita bella, giocata, quindi onore a questa Coppa Italia. Sì, il risultato insomma ci permette di sperare ancora, anche se c'è un po' di rammarico per aver sbagliato un calcio di rigore noi, però pazienza, il calcio è così. Il rigore per il Ribera, il tuo commento? Ma non vorrei commentarlo, quindi preferisco che l'hanno fatto gli arbitri e le guardaline, quindi hanno visto così, va bene così, ripeto, l'importante è che il risultato è ancora aperto e ce la giocheremo al ritorno. Per te un mercoledì di Coppa da incorniciare, hai parato il rigore e hai tenuto in vita il Ribera? Sì, era il mio esordio, ero molto caricato, i compagni mi hanno aiutato molto, devo ringraziare anche a Talluto che mi migliora sempre. Il momento del rigore, hai deciso di buttarti a destra? Diciamo che è arrivato un aiutino dagli sfalti. Cioè? Cioè Ciccio Talluto. Ha suggerito di buttarti a destra? Sì. Senti, come hai visto il Ribera con tanti giovani in campo, buone chance per arrivare in finale? Beh, loro hanno un gol fuori casa, ma il vantaggio è nostro, basta gestire la partita alla Custonaci e credo che possiamo arrivare benissimo in finale. Rivera Marmi è un'ottima squadra, una delle più belle squadre che ho incontrato fino adesso. Sì, l'abbiamo battuta, però ancora non è finita perché hanno fatto gol e di conseguenza diventa dura. Se fanno gol loro là e noi non ne facciamo è finito tutto. Di conseguenza dobbiamo andare con i piedi per terra, sappiamo che è un'ottima squadra e speriamo di andare in finale. Come l'hai vista l'azione del rigore concesso al Ribera al 91esimo? Il rigore c'era, non ho capito però... Se io facevo l'arbitro non lo davo più, mi prendevo le mie responsabilità e non lo davo. Per come dice l'allenatore del Rivera a Marmi, penso che sia giusto così.